Bob Proctor era solito affermare: «Io sono ciò che penso, tu pensi io sia». Una frase profonda che spiega quanto fondiamo la nostra identità sulle aspettative altrui. Quando accettiamo le definizioni degli altri su chi siamo e cosa possiamo ottenere, ci limitiamo a una vita vissuta entro quei confini. Proprio come un'aquila che vivendo tra i polli non imparerà mai a volare, anche noi assorbiamo convinzioni e comportamenti dalle nostre famiglie, dai nostri coetanei e dalla società, lasciando che esse determinino chi siamo. Queste influenze modellano la nostra percezione di noi stessi e influenzano le scelte che facciamo nel corso della nostra vita. Il pericolo sta nel confondere queste convinzioni prese in prestito per nostre. Quando non mettiamo in discussione i limiti che ci vengono imposti, rischiamo di vivere una vita che è una pallida ombra di ciò che potrebbe essere. Come un seme piantato in un vaso troppo piccolo, il nostro potenziale rimane inespresso. Fortunatamente le nostre storie non sono scolpite nella pietra. Proprio come un'aquila che decide abbracciare la sua natura e volare alto nei cieli, anche noi abbiamo il potere di riscrivere le nostre narrazioni. Siamo fatti della stessa sostanza che pervade il cosmo. Dentro di noi vi è una parte divina che ci porta a evolvere di fronte alle avversità, che ci porta a mettere in discussione la validità delle nostre convinzioni limitanti. A volte, questa scintilla viene da dentro, accesa da un innato desiderio di qualcosa di più. Altre volte, arriva attraverso influenze esterne, come l'incontro con qualcuno che sfida le nostre convinzioni e ci apre gli occhi a nuove possibilità. Queste persone, un mentore, il partner o semplici coetanei, possono fungere da specchi, riflettendoci una versione di noi stessi che non sapevamo esistesse. La loro fiducia in noi, spesso più forte della nostra, può essere il catalizzatore di cui abbiamo bisogno per iniziare a mettere in discussione i nostri limiti autoimposti. Liberarsi dalla gabbia delle convinzioni limitanti richiede coraggio e sforzo consapevole. Si tratta di sfidare le voci nella nostra testa che sussurrano: non sei abbastanza bravo, non ci riuscirai mai, o questo è tutto ciò che sei destinato a essere. Si tratta di sostituire quelle voci con affermazioni della nostra forza, resilienza e potenziale illimitato. Il processo inizia con la consapevolezza. Dobbiamo identificare le convinzioni limitanti che ci stanno bloccando. Da dove hanno origine queste convinzioni? Si basano sulle nostre esperienze o sulle aspettative degli altri? Una volta identificate queste convinzioni, possiamo iniziare a metterne in discussione la validità. Il passo successivo è sostituire queste convinzioni limitanti con altre che ci diano forza. Quando ci liberiamo dalle convinzioni limitanti, ci apriamo a un mondo di possibilità. Iniziamo a vedere le sfide come opportunità di crescita, le battute d'arresto come lezioni apprese e i fallimenti come trampolini di lancio verso il successo. Un'aquila che finalmente spiega le ali e si libra nell'immensità del cielo. Anche noi possiamo provare l'ebbrezza di vivere una vita fedele a noi stessi. Possiamo scoprire talenti nascosti, coltivare passioni che non avremmo mai creduto possibili e dare un contributo significativo al mondo che ci circonda. Il viaggio alla scoperta di sé e della crescita è continuo. Ci saranno sempre nuove vette da raggiungere, nuove sfide da superare e nuove versioni di noi stessi da diventare. Quindi, caro lettore, ti chiedo: quali convinzioni limitanti sei pronto ad abbandonare? Quali sogni sei pronto a perseguire? Scegli di spiccare il volo.